Nella prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la ricompensa mia? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo, senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio. Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appesantisce, che appassisce. Noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lodato Gesù Cristo, sempre lodato. Eccoci giunti a venerdì 11 settembre. Abbiamo ascoltato la lettura, la prima lettura della Santa Messa di oggi, tratta dalla prima lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo, capitolo 9. Un testo famoso e nello stesso tempo bellissimo. Chissà se anche per noi annunciare il Vangelo è una necessità che mi si impone. Chissà. Chissà se lo zelo per le anime, come adesso vedremo, è una necessità. Come mangiare, come bere, come dormire, come riposare. Qual è dunque, San Paolo scrive, qual è dunque la mia ricompensa? Bellissima risposta che dà. Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. La mia ricompensa è spendere la mia vita per il Vangelo, dice San Paolo. Spendere la mia vita per la predicazione senza usare il diritto che viene dalla predicazione del Vangelo. Perché? Ma vedete, se noi abbiamo davanti un San Paolo, se abbiamo davanti San Giovanni Maria Vianney e tutti i meravigliosi sacerdoti che nella storia della Chiesa ci sono stati, ma possiamo anche pensare a laici meravigliosi che hanno annunciato il Vangelo con la loro vita, di fatto svolgono per noi un ruolo insostituibile. Non c'è niente di più importante di questo, dell'annuncio del Vangelo, quando è fatto bene, quando è onesto,
quando è coerente, pensate alla grazia che ha avuto Sant'Agostino nell'ascoltare la predicazione di Sant'Ambrogio, che gli ha fruttato la sua conversione. Agostino si converte ascoltando Ambrogio predicare e via di seguito. Ma dicevo, se hanno accanto una persona così, un sacerdote così, una mamma così, un papà così, qualcuno che ci annuncia questo Vangelo gratuitamente, beh, noi dovremmo fare di tutto per andare incontro, per provvedere a queste persone, perché non c'è niente di più importante di questo. E dare la vita per questo vuol dire dare la vita per noi. E questo è il punto. Colui che annuncia il Vangelo lo annuncia bene, come dice San Paolo, lo annuncia dandoci la vita, è il dono più prezioso che possiamo ricevere, perché ci consente, se lo vogliamo, di raggiungere la vita eterna, il paradiso, se ascoltiamo quanto ci viene indicato. Invece noi abbiamo un po' l'abitudine del prendere. Noi ascoltiamo quello che viene predicato, poi prendiamo e andiamo. Magari neanche ringraziamo. Ma poi la vita di quella persona rimane di quella persona lì, fine. E deve pensare lui a tutto il resto. Mi ricordo quando ero, faccio una piccola parentesi personale, mi ricordo quando ero da pochissimo stato ordinato sacerdote, una mattina andai a celebrare messa, a predicare, e subito dopo il giovane sacerdote, un po' più avanti di me negli anni, ma comunque giovane era, mi disse: vieni padre Giorgio che ti faccio vedere un po' la parrocchia, insomma l'oratorio, la casa. E quando entrai in casa sua, lui con molta semplicità mi fece vedere il suo appartamento e io rimasi colpito dal disordine, dal letto sfatto, dai piatti ancora da lavare della sera prima, lasciati lì dentro nel lavello, delle cose lì accatastate in qualche modo. E glielo dissi, gli dissi: ma come mai questo? Hai ancora il letto da sistemare, hai ancora le cose della sera prima da lavare? Perché tutto questo disordine? Come fai a trovarti bene? Come non ti dà fastidio? Poi non è decoroso anche per te? E lui mi disse: padre Giorgio, non ce la faccio. Non ce la faccio. Non ho orari. Arrivo a casa tardi la sera. Non c'è mai un orario. Mangio come così, in un modo brutto, cioè non curato, non riesco ad avere cura, stare lì a prepararmi. Mi dice: quando riesco a farmi una minestra calda è già una grazia, perché il tempo è poco, perché arrivo la sera che magari torno in casa che sono le 11,
e gli incontri e le persone, le commissioni e i consigli e le cose. Dovevo mangiare magari le 7:30, 8, ma dopo la messa che ho celebrato è venuto qualcuno a parlarmi, non ce l'ho fatta e dal colloquio sono finito alla riunione e quindi mangio le 11 di sera, mezzanotte. E non ho, alle volte non mangio, alle volte mangio così come vedi adesso, che lascio di tutto e poi vado a dormire. E poi ricomincia il mattino, e siccome sono stanco, quindi mi sveglio all'ultimo, e poi non ho il tempo di mettere a posto le cose, scappo per dire la messa. E mentre raccontavo tutto questo, lo ascoltavo, dicevo tra me e me, ma possibile che non c'è nessuno che lo possa aiutare? Ma possibile che non c'è nessuno che gli venga il pensiero, non che aspetti che sia lui a chiedere, ma che gli venga lui il pensiero di dire: vado a fare la spesa, la faccio anche per te. Oggi è sabato. Lui è in confessionale al pomeriggio, tutto il pomeriggio. Confessare i ragazzi, confessare, perché mi ha fatto vedere l'oratorio, la cappella, mi ha spiegato come funzionava un po'. Quindi pomeriggio del sabato e della domenica, ad esempio, è giù a confessare piuttosto che essere in oratorio. Ma dico, ma possibile che non c'è nessuno che dica: padre, mi lasci le chiavi, io sistemo casa mia, poi vengo qui, le do una sistemata a casa sua, una volta alla settimana gliela pulisco, la metto in ordine. Possibile che non c'è nessuno che si assuma il peso reale, vitale, della vita di questi predicatori, di queste persone che si danno tutte per il Vangelo, e dicano: alle cose pratiche ci pensiamo noi. Perché mentre lei è giù a confessare tutto il pomeriggio, è un dovere nostro far sì che quando lei torna a casa trovi la casa a posto, perché lei non è stato tutto il pomeriggio in giro a divertirsi. Lei ha dedicato il pomeriggio per confessare mio figlio, i nostri figli, per stare con loro, per farli crescere bene, magari per dargli un'istruzione. In una vita così, dove devi pensare tutto tu, dov'è il tempo per studiare? Dov'è il tempo per pregare? Dove lo metti il tempo per dire il vespro? Se arrivo a casa alle 11 di sera, sono fuori tutto il pomeriggio quasi, non ho ancora mangiato, ma secondo voi come fa a dire il vespro e la compieta? Magari c'è ancora l'ufficio delle letture da dire, non parliamo del rosario. Com'è la meditazione? Ma come fa a fare la meditazione che non c'è neanche la testa per pensare dov'è? Talmente uno è stanco. Mentre tu ti occupi delle nostre anime, noi ci occupiamo delle tue quattro cose in casa. Ti facciamo la spesa, te la puliamo, te la sistemiamo, ti rammendiamo, ti facciamo il bucato, perché bisogna fare il bucato, eh? Bisogna caricare la macchina da lavare, bisogna svuotare la macchina da lavare, bisogna distendere la macchina da lavare, bisogna ritirare la roba distesa, bisogna stirarla. Bisogna prendere la macchina e andare a fare la spesa. Quanto tempo porta via tutto questo? Ma è un prete, è da solo, è uno. Lo vado a fare per me, la faccio anche per te. Mentre ti pulisco la casa, ti faccio andare la macchina da lavare. Ti sistemo le cose, te le rammendo. Cucino. Ma pensate, a me quello che stupisce è che non ci si pensa a queste cose. Non le abbiamo dentro. Devo cucinare per la mia famiglia. Ma cosa mi costa fare qualcosa in più? Glielo prendo, gli faccio un tupper, glielo porto, se lo congela, e alla sera invece di tirare fuori quattro salti in padella, che dopo un mese gli è partito il fegato, invece di fare quello, si tira fuori il suo tapperino, è da solo, si tira fuori il suo tapperino,
mette le microonde mentre sistema le sue cose, e mette le microonde, tira fuori, mangia una cosa buona, sana, fresca, fatta in casa, mangia, fine, lava il tupper, finito. Non devi stare a spadellare, tirar fuori, fare il sugo, cucinare la pasta. Lo fate già per voi, ma fatelo anche per lui. Fate una dose in più. Ma sapete che senso? Questo accade un'altra volta. Avevamo finito le confessioni, stavo tornando a casa. Vedere questo parroco di 70-75 anni tornare a casa dal supermercato sabato pomeriggio alle 6, una marea di gente che si muoveva con due borse piene della spesa, una da una mano e una dall'altra. Probabilmente non aveva più la patente, penso. Ma dico, ma è possibile che nessuno gli venga il pensiero di dire la faccio io? Lei stia lì tranquillo, preghi, studi, possa ascoltare le persone in pace. Quando c'è stata la neve, il ghiaccio, anche un po' di brutto tempo quest'anno, avevo sotto gli occhi anche lì un sacerdote anziano. Pensate, è venuto, ha fatto la strada per la chiesa col bastone da solo, che se fosse scivolato moriva, da casa sua alla chiesa. Nessuno che gli venga il pensiero di dire: padre, la vengo a portare io, la prendo io. Poi ci vengono tutti i pensieri strani, ma disturbo, ma non è il caso, se ha bisogno lo chiederà lui, non voglio. Ma fatevi avanti, fatevi presenti, aiutate queste persone. E quello che fate per loro lo fate per Gesù, perché se loro vivono per Gesù, quello che lo fate per loro lo fate per Gesù. Ne ricavate vantaggio voi, ne ricaviamo vantaggio noi a essere di aiuto per. Ho in mente l'esempio di un ragazzo bellissimo, pensate, sabato mattina, un ragazzo che tra parentesi è professore universitario, quindi sabato mattina lui prende le sue cosine, senza dire niente a nessuno, va nella casa del suo sacerdote e tutti i sabati mattina gliela prepara tutta, gliela lava, gliela pulisce, gliela spolvera, la sistema. E cosa succede quando torna a casa dalle confessioni? Quando tornava a casa dalle confessioni, entrava in casa uno specchio. Questi sono i doni più belli che vengono dalla carità, quella quotidiana, la carità ordinaria, fatta giorno per giorno. Padre, c'ho l'orto, c'ho dentro le zucchine, c'ho dentro i pomodori, e li riporti. Faccio i dolci, glielo porti. Devo fare questo, glielo. Ma gli ho chiesto se ha bisogno, mi ha detto che non ho bisogno. Chiediglielo ancora, chiediglielo sempre. Lasciagli lì la tua disponibilità. Non pensare ad altro. Non fare conti, sii generoso. Non avevo in mente di dedicarmi a dirvi tutte queste cose, ma non so perché ve le ho dette. Volevo parlarvi di tutto il resto del Vangelo, ma ormai il tempo è passato. Però credo che sia importante, sapete, anche solo aver detto queste cose, perché ci fa capire come dobbiamo imparare a renderci responsabili, a cooperare la diffusione del Vangelo anche attraverso queste cose, anche attraverso questi fatti. Ci sono esempi molto belli di persone che non lasciano i sacerdoti da soli e fanno veramente di tutto per aiutarli. E quando viene davanti un bravo sacerdote, perché non dovremmo farlo?
Perché non dovremmo renderci disponibili in ogni modo? Perché dovremmo stare a misurare la carità? Non si misura la carità. Non si misura la generosità. Con un uomo che ci annuncia il Vangelo, con un uomo che ci predica il Vangelo, con un uomo che ci porta Gesù, con un uomo che ci dà Gesù. Questa è la carità più grande. Noi dobbiamo dire: Padre, lei mi ha dato tutto, lei mi ha dato la vita, lei mi dà la vita, lei mi dà Dio, lei mi dà il paradiso, lei mi dà l'Eucaristia, mi dà la confessione, mi dà l'accesso al paradiso. Io ho un debito infinito. E allora io le vengo incontro in un modo più piccolo, ma pratico, importante, perché lei non è un angelo, quindi è dotato di corpo, ha bisogno di queste cose. E io le vengo incontro così. Lei mi porta in cielo e io le permetto di andare avanti a vivere ancora più serenamente, perché le faccio un piatto di pasta, le faccio una spesa, le pulisco la casa, le porto dal dottore. Mi è piaciuta una signora che una volta mi disse: vede padre, io non sapevo come fare la carità. E allora mi sono detto: io accompagno il mio parroco o il mio sacerdote, chi fosse, quando ho bisogno di fare delle visite, quando bisogno di qualcosa, lo porto. Poi, se per esempio ho una visita medica che c'è da pagare, invece di far pagare lui, pago io. È il mio modo di fare la carità. È il mio sacerdote, lo conosco. So il bene che fa tutti noi. E piuttosto che dare un soldino lì che non so dove vada a finire, io gli pago il dentista, gli pago il cardiologo, gli pago la mutua, gli pago questo, gli compro le scarpe. È il mio modo di fare la carità. Noi dobbiamo fare la carità, eh? E non c'è un modo più bello di farla così. Io vi auguro di... Mi auguro a me stesso, a voi, quando moriremo, di presentarci davanti a Gesù e di dire: grazie per queste persone che ho messo nella mia vita, che hanno annunciato il Vangelo. Grazie per avermi dato la possibilità di servirle. Perché è vero che, essendo liberi, si sono fatti servi di tutti. E questo è il vero predicatore, fatto servo di tutti, per guadagnare il maggior numero, per salvare ad ogni costo qualcuno. Le ore spese a confessare, le ore spese ad ascoltare, le ore spese a predicare, le ore spese a studiare, pensate. Ma tutto, scrive Paolo, San Paolo, io faccio per il Vangelo, per diventare partecipe anch'io, vedete? Quindi, dopo aver predicato gli altri, io stesso non venga squalificato. Facciamo in modo che nessuno venga squalificato. Perché capite che se io tutto il giorno lo dedico per queste cose e poi arrivo alla fine che devo anche fare le altre e non ho tempo per pregare, non ho tempo per studiare, non ho tempo per... Non va bene. Uno dice: ma l'ho fatto per il Signore. No, non va bene. Certo che l'abbiamo fatto per il Signore, è vero? Ma non va bene che ti lasciamo la preghiera, non va bene che ti lasciamo lo studio, non va bene che ti lasciamo la formazione. Non va bene, abbiamo bisogno. E qualcuno magari mi diceva: ma sai, poi bisogna chiedere, bisogna domandare sempre. Magari si disturbano le persone, è vero. Ma se nessuno si offre, facciamolo, chiediamolo, semplicemente. Chiediamo di essere aiutati. È umiliante, è vero, è umiliante. Ma è anche un modo di partecipare anche noi alla croce di Gesù. Anche lui non ha chiesto aiuto, ha avuto chi gli ha portato la croce. E noi chiediamolo, se abbiamo bisogno, ma dobbiamo salvaguardare i nostri spazi di intimità con Gesù, dobbiamo salvaguardare la preghiera. Fa niente se veniamo giudicati male, se veniamo giudicati pigri, se veniamo giudicati poltroni, se veniamo giudicati come quelli che non vogliono fare niente, perché chiedono aiuto per tutto. Fa niente, Gesù sa,
Gesù ci vede e sa che noi lo facciamo per avere un po' di tempo e di energia per stare con Lui. Ecco, mi fermo qui che ho già parlato troppo. Vi auguro di cuore una santa giornata, un santo venerdì, e su tutti voi chiedo la benedizione di Dio per intercessione della Vergine Maria. Dio Padre Onnipotente, benedica voi tutte le vostre famiglie e la vostra giornata nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.